Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul sito investire.biz. Un saluto da Riccardo Zago. Anche quest'oggi rubrica Caffè e Mercati, quest'ultimo giorno della settimana 22 febbraio 2019. Scorriamo velocemente il calendario economico, abbiamo un po' di cose da vedere. Eccoci qui, è uscito il dato sul PIL in Germania, 0%, non è sicuramente un dato confortante che comunque conferma la frenata nella zona euro, ma non solo. Tra 20 minuti, quindi alle ore 10, avremo l'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania. Attenzione, perché anche questo è un ottimo indicatore, quindi teniamolo d'occhio. Indice dei prezzi al consumo successivamente alle ore 11 nella zona euro e poi, come sempre, nel pomeriggio andiamo nell'altro continente e quindi in America. Ore 14:30, vendite generali al dettaglio in Canada. Ore 16:30, attenzione, parla Draghi, e alle 17 abbiamo il Fed Monetary Policy Report. E questa è la giornata, questi sono i dati più importanti che dobbiamo tenere d'occhio. Bene, ora io ringrazio tutte quelle persone che hanno partecipato ieri alla sessione di trading con Ichimoku. Abbiamo analizzato veramente molti strumenti, siamo sulla quindicina e questa volta abbiamo trattato anche diverse azioni. Quindi sono soddisfatto, abbiamo posizionato anche degli ordini pendenti. Bene, ora cosa facciamo? Andiamo come sempre ad aggiornare un po' di grafici partendo da AudiCAD, continua ad essere molto importante questo dato, pensate il 92% dei trader sono posizionati al rialzo, ecco perché noi andiamo a cercare delle resistenze per posizionarci al ribasso. Siamo già short da 0,9450, nella giornata di ieri c'è stata tantissima volatilità come potete notare da questa, dalla candela di ieri, eccola qui. Tantissima volatilità, il prezzo ha raggiunto persino area, quasi area 0,93, però poi ha chiuso dove? Ha chiuso sui minimi di febbraio 2019, guardate che precisione, il prezzo non è riuscito a rompere i minimi precedenti, sembrava quasi ovvia la rottura ieri intorno alle ore 17, invece poi c'è stato un recupero veramente molto importante, quindi io mi aspetto un rimbalzo nuovamente nella zona di 0,9450, 0,9460, ecco che quello potrebbe essere un buon punto per posizionarsi nuovamente al ribasso. Io nel frattempo però ho già portato a casa parte della posizione e ieri sui minimi e portato lo stop in pareggio, quindi questa posizione è assolutamente protetta, vedete quindi che fare il contrario della massa paga. 92%, è veramente una percentuale molto molto alta, vedremo se verranno rotti anche i minimi precedenti per poi continuare quindi in quello che è un trend ribassista partito scusatemi da inizio dicembre 2018. Possiamo andare avanti parlando di EURGBP, ho impostato un ordine, volevo condividerlo con voi, ordine pendente al ribasso, l'86% dei trader sono posizionati al rialzo, ma questo è solo uno dei tanti fattori che mi ha portato a posizionare questo ordine pendente short, voglio entrare al ribasso e quindi andare a comprare sterlina e vendere euro. Mi aspetto un arrivo almeno sui minimi precedenti qui in area 0,8625. Come avrete notato se mi seguite da un po', tutte le volte che, come in questo caso, vado a vendere su un livello e il prezzo poi raggiunge i minimi precedenti, cosa faccio? Chiudo parte della posizione e metto lo stop in pareggio per proteggermi, quindi per azzerare totalmente il rischio e anche per portare a casa un po' di profitto che fa sempre bene. Quindi EURGBP short da 0,8750. Andiamo a vedere il gold. Nella giornata di ieri c'è stato un brusco calo, attenzione perché qui siamo ritornati su un ex resistenza che quindi ora potrebbe, e dico potrebbe, funzionare da supporto. Il trend è palesemente rialzista e a mio avviso un long da questi livelli ci può stare. Aspetto un ultimo affondo, che a mio avviso potrebbe esserci, in area 1317-1318 provo un long con target 1352, anzi direi anche un bel target and reverse, cioè una volta che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo entriamo anche con una posizione ma al contrario, quindi al ribasso. Lo stop invece è la chiusura di prezzo al di sotto di questa zona di minimi qui,
Ecco, quindi intorno all'area 1305, la chiusura dei prezzi, attenzione, su time frame giornaliero. Questa è un'operazione anche che condividerò oggi sul sito, quindi seguitelo perché ci saranno dei contenuti abbastanza interessanti. Ci sarebbero anche molti altri strumenti da vedere, li vedremo oggi sul sito e quindi io vi aspetto su investire.biz come sempre. Poi lunedì facciamo un attimo qualche analisi riassumendo un po' tutti gli strumenti più interessanti. Grazie mille a tutti, buona giornata e buon trading.